altro, ma sono felice di abbracciare Gaia De Laurentiis. Ci abbracciamo veramente. Abbracciamoci veramente, che bello, bellissimo vederti, perché la televisione è casa tua, Gaia, che sì. Bello. Però effettivamente era da un po' che mancavi, vero? Da parecchio. Da parecchio. Anche tu ti tieni per non girare. No, anche io mi tengo per non girare. Da quanto? Ma come conduttrice? Sì. Oh mamma, non me lo ricordo più, anni. Da quando ho dovuto praticamente scegliere. Quindi il bivio, andiamo subito al bivio. Andiamo subito al bivio. Dai. Anche se in realtà poi, ecco, il bivio, i bivi non si presentano mai come tali. È vero, perché? Per fortuna, perché sennò sarebbe... Cioè tu dici c'è qualcuno che sceglie per noi? No, penso che siamo noi che scegliamo senza rendercene conto. Senza rendercene conto. Perché altrimenti sarebbe emotivamente insostenibile fare delle scelte così. Quindi tu hai cominciato e avuto un successo immediatamente forte, perché è stata una bomba. La ragazza di Target, no? Gregorio Paolini, quindi è stato proprio, poi da lì davvero tante sitcom. Ma guarda che una bomba, anche la redazione stessa non si rendeva conto. Io ricordo una riunione. Ecco, come è partito tutto? È partito con un successo immediato. Io ricordo dettagli comici. Volevano che io mettessi la riga da una parte e io dicevo, ma con la riga da una parte casco da una parte, io la voglio centrale. No, perché tu devi essere, come ti diciamo noi, pettinata. Quando è scoppiato il successo immediato, mi ricordo questa riunione dove dissero, c'è scoppiato tra le mani un programma, non sappiamo esattamente perché, Gaia, mettiti la riga come la vuoi tu, però vai avanti, mettitela in centro, non spostate nulla. Gaia funzioni, funziona tutto, quindi per ora andiamo avanti così, poi capiremo esattamente che cosa sta funzionando. Ecco, com'era cominciata con Gregorio Paolini? Con un provino. Con un provino. Tu volevi fare questo mestiere già da ragazza? No, assolutamente no. Io volevo far teatro, ero diplomata al Piccolo Teatro di Milano. Il provino, ho rischiato di non farlo. E mi ricordo che stavo con mia madre che stava dal parrucchiere e arriva una telefonata per fare questo provino a Mediaset. E io dissi di no, e dissi, ma ti pare poi un viaggio in aereo, devo arrivare fino a lì, ma vado a buttare i soldi, ma che vado a fare? E avevo detto no. Poi mia madre nel corso del pomeriggio mi ha detto, ma senti Gaia, ma vai, se no ti rimane qua, magari vai. E così sono andata, e il provino fu molto buffo. Perché? Allora, guarda, fermati, siccome questo è un provino fatale, perché ce l'hai? Il provino con Gregorio, non lo so, andiamo in pubblicità e poi torniamo, perché da questo provino poi dipende tutto il grande successo e anche una svolta nella vita di Gaia De Laurentiis. Andiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo a Storie di Donne al Bivio. Sai chi sarà questo uomo famoso che arriva? Ma è per tutti lo stesso? No, cambia. Bentornati a Storie di Donne al Bivio, bentornata Gaia De Laurentiis. Allora, ci siamo fermate a un punto cruciale, il primo provino con Gregorio Paolini. Tu non volevi andare e poi tua mamma ti dice, ma dai, vai a Milano, provaci. Ti pago io l'aereo, perché sennò ti rimane magari il cruccio di non averci provato. E invece che succede? Un provino buffo, l'hai definito. Buffo perché c'erano con me ragazze che chiaramente non facevano mestieri diversi, io venivo dal teatro. Mi danno un foglietto, che era un lancio di un ipotetico... rotocalco, insomma. Sì, era il lancio di un servizio, di un ipotetico servizio. E che fai? Che non lo impari a memoria? Io l'ho imparata a memoria, erano veramente 4 righe. E poi avevo fretta, perché avevo l'aereo per tornare a casa, a Roma. Quindi, lo sapevo a memoria, avevo fretta, quindi correvo. E sorridevo perché ero terrorizzata. E quindi è andato benissimo. Questi sono i 3 elementi di Target. La parlantina, certo, il sorriso. Il sorriso e via. E mi ricordo che quando poi arrivai al provino mi misero un foglietto sotto la telecamera. E io dissi gentilmente, mi potete togliere quella cosa che mi disturba? Perché tanto io lo E mi dissero, guarda che tu senza quella cosa, il gobbo, no? Esatto. Senza quella cosa non parli. E perché? Perché sennò che dici? Dico quello che ho imparato a memoria nell'altra stanza. E questa cosa elementare fu sorprendente.
spiazzante. E così... Però ancora oggi mi chiedo perché è spiazzante, perché se devi fare un'ora di trasmissione è chiaro che ti prepari o c'hai qualcosa, però per tre battute le impari a me. E quindi da lì poi via. Poi sono tornata a casa a Roma e il pomeriggio della sera stessa c'era il messaggio in segreteria che mi dicevano che era andato a buon fine. E quindi eravamo in due alla fine, io e un'altra ragazza che mi sono sempre chiesta, perché non credo sia una ragazza che poi ha fatto televisione, non credo fosse... Eravate arrivati al photo finish tutte e due. Due completamente sconosciute, mi ricordo che mi fecero rifare il lancio del servizio sbottonandomi per vedere un primo piano. Certo. Io penso che in quel momento tu incarnassi anche un po' la contemporaneità, quindi che la ragione del successo, poi le ragioni del successo non sono mai semplici, ce ne sono tante, sono sempre più complesse di come sembrano, sì, diciamo, a prima vista. Era il momento giusto. Era il momento giusto, tu eri... La cosa che mi sorprende invece è che tu sei rimasta identica. Da che e punto poi, di vista? Dal punto di vista fisico, tanto per dire. E poi la cosa incredibile è che non sei rimasta mai prigioniera di Target, perché poi hai fatto tantissimo. Tu dici? Ma io penso di sì, hai fatto sitcom, hai fatto Sei forte maestro, insomma, hai fatto veramente tanto. È interessante tanto quello che mi dici, perché io invece l'ho sentita come una grande prigione. E siccome negli anni 90 il teatro privato, sì, parlo, era molto diverso da quello che c'è oggi, non si inseguivano i personaggi televisivi, anzi ti guardavano con sospetto. Erano due mondi completamente, due mondi completamente distinti. E il teatro guardava veramente serio, con talento, con una, la televisione era più commerciale. Più commerciale, quindi sì, facce ride, questo era. Ah sì, tu hai fatto il piccolo teatro, hai lavorato con Streller, dimostraci. Oggi le cose sono drasticamente cambiate, oggi ahimè si inseguono i personaggi televisivi, può anche capitare che ti capita il talento, però insomma il teatro, quindi ho dovuto in qualche modo scegliere. Allora io non sono un amante delle scelte, quindi lascio che le cose vadano naturalmente. Quindi perciò ti abbiamo invitato a Storie Donne al Bivio, perché a quel bivio io ho lasciato che le cose andassero e ho pensato, chi mi chiama? E il teatro ha cominciato a chiamarmi tantissimo, la televisione zero. Non ho fatto neanche niente per esserci, cioè, ognuno poi ha la propria responsabilità. Ma l'hai fatta la televisione? Dopo l'hai fatta. Ho cominciato a fare tanto teatro vedendo che cosa... Cioè in televisione non succedeva nulla, però ripeto, ho la mia responsabilità perché non ho fatto neanche nulla. E tu caratterialmente sei una persona che diciamo gestisce quello che le accade? Oppure riesci a organizzare, ad ordire, mi verrebbe, no? Pianificare? Sono, però di fatto sono coraggiosissima, però forse più che coraggiosa sono incosciente. Nella vita sei sicuramente una donna piena di forza e di coraggio, perché tu hai quattro figli bellissimi, sei una donna amatissima, io te lo dico sempre, tu lo sai, cioè io non conosco un'altra donna più amata di te. Ma è vero, tu hai avuto Sebastiano... Ma dagli uomini, dagli dici? Dagli uomini, sì. Ah, questo non lo so, sì. Eh? No, te lo dico io, anche dal pubblico, ma dagli uomini sì. Hai avuto Speravo Sebastiano, dal pubblico, no, dai, ho avuto Sebastiano da Fernando Ghia, che era un grande produttore, adesso ha 27 anni, poi hai avuto Agnese. Che è la figlia appunto del tuo primo marito, Maurizio Catalani, che ha 20 anni, e poi hai incontrato questo straordinario prof, medico, Ignazio, che ti ha dato altri due figli, sì, che ormai dovrebbero essere, penso, insomma, 15 e 14, 17, no? 17 anzi, sì, e Massimo ed Emma. 15 e 14 anni. Esatto. Quindi, insomma, sono 17 anni insieme. E secondo me sei una donna, diciamo, fortunata, molto fortunata. Tu ti ritieni tale o no? Allora, forse no, vero? No, io sono fortunata, ma io sono una veramente un'ottimista scriteriata. Quando io, tu dici sono coraggiosa e a volte... Perché io mi sveglio la mattina. E a volte sono anche incosciente. Piena di entusiasmo. Dove l'incoscienza? Nel buttarmi nelle cose. E pensare tanto ne esco viva, in qualche modo. E non... sei uscita viva fin qui? Sì, e quindi è difficile per me stabilire, sicuramente una parte di fortuna, però insomma ci ho messo anche tanto coraggio e non mi sono tirata indietro. Mai indietro, certo. Tu hai nominato la storia privata, insomma io la volevo sta famiglia. L'hai avuta la sì, famiglia? Sì, però... Sei mamma di quattro figli? Sì.
Tra l'altro una famiglia che tu tieni unita con grande amore, con grande affetto, che ti ha, secondo me, anche consumato molta energia. Sì, sì. Però ogni età ha la... siamo strutturati per poter affrontare ogni tutto, età le cose tutto. Giuste. Sì. Cosa faresti, tornando indietro, di diverso rispetto a quanto hai fatto, a quanto è accaduto nella tua vita? Adesso è facile, col senno di poi, ecco. È facilissimo, ti potrei dire che non rifarei niente. Ma neanche Target? Sì, no, ecco, forse se vogliamo, se mi concentro un po', ti dico, alla luce del discorso che facevo prima sul teatro e la televisione, forse oggi, a distanza di tanti anni, ti direi che Target me lo sarei tenuta stretta. Invece poi bastava... l'hai mollato tu? Sì, tra l'altro l'ho mollato prima che finisse, e lì sono stata anche consigliata male. Perché? Perché era il caso proprio di tenerselo, piuttosto che andare a fare altri programmi televisivi. Era un cavallo vincente, bisognava cavalcarlo fino in fondo. Quanti anni l'hai tenuto? 4-5. 4. Però si è eternalizzata. Poi dopo di me ci sono... diciamo, la tua presenza in quel programma, che poi, sì, insomma, è diventato un programma che ha fatto scuola della televisione, ancora oggi. Ma dopo, cioè, di me l'hanno fatto altri. Eh sì, però si ricorda solo la tua presenza. L'ha fatto la Stefanenko. Sì, però Target è... perché era nato con me, ma non perché loro avessero, certo, meno... Quindi quella è una cosa che non rifaresti, nel senso che tu resteresti... Lo rifarei e me lo terrei. E te lo terrei. E lì fui consigliata male, ma senza nessun tipo di rancore, perché voglio dire... un agente capitare, cerca, certo, di costruire una carriera. E poi cosa faresti? Per esempio, nella vita privata faresti qualcosa di diverso? Io ho due figli che non sono di mio marito, quindi non posso dirti quello che ti, certo, direi di getto, certo, cioè vorrei rincontrare mio marito oggi, Ignazio, ma 30 anni e prima. Fare quattro figli tutti con Ignazio. Non certo, te lo posso dire, no, perché Sebastiano amati e Agnese sono la mia vita. Stupendi, lo so. Lo so anche, e so perché ti conosco da tanti anni, so che mamma sei, ti ho vista anche al mare con i bambini piccoli, sì, noi ci siamo incontrati in Puglia. Ostuni. È una famiglia tutt'altro che semplice, sì, è molto complicato tenere queste... cioè la famiglia allargata non esiste, secondo me. Sei tu il centro di tutto e devi assorbire, guarda, le difficoltà, i disequilibri, è vero? Quando c'è un problema tu vedi che si girano... cinque teste verso tutti di me, di te. Perché comunque sei sempre la causa del problema in qualche modo. Quindi l'uomo della tua vita è Ignazio. Ma sì, Ignazio. Eh sì, l'uomo però ti dico, non è rispettoso nei confronti dei miei, no, altri due, ma figli, assolutamente. Poi, come, sì, è la realtà, appartiene a te. Come l'hai conosciuto Ignazio? Nel modo più banale possibile, per caso. Quello che non è stato banale è la velocità. Questo cioè, me lo ricordo, perché praticamente vi siete messi insieme, siete andati a vivere insieme, ma poi quanto è passato? Pochissimo. Beh, dalla nascita del figlio. Mm-mm. Io in realtà poi sono rimasta incinta quasi subito e l'abbiamo perso. E poi, ed era settembre, noi stavamo insieme da luglio. E poi a febbraio sono rimasta incinta di Emma. Ma è stata la velocità, credo che ci siamo conosciuti un giorno e il giorno dopo avevamo deciso di vivere insieme. Era quello giusto? È stato molto forte e molto immediato. Tu pensi di avere avuto dalla vita quello che meritavi oppure qualcosa di più o di meno? Fatto Ma intanto 100... la mia vita non è finita. No, dico finora, fin qui. Fatto 100 e mettendoci dentro sia la parte privata che la parte professionale. Fin qui. Ma io sono una molto soddisfatta, io sono proprio contenta, però ti dico, io sono un cuor contento, malgrado non abbia di sicuro avuto una crescita facile, per perché? Niente. Beh, perché è una famiglia molto complicata, una famiglia... poi sono morti quasi tutti, quindi si può dire, cioè proprio da ergastolo. Ma perché? Perché i miei non avevano nessun talento come genitori, meravigliosi, persone che mi hanno dato molto. Ma però... persone violente? No. No, però... Un po' disfunzionali. Ma parecchio disfunzionali. Probabilmente se non fossero state così disfunzionali oggi sarei con cinque figli e un marito da 30 anni, non, certo, lo so. Insomma, alla fine la pera non cade lontano dal pero. Certo, però insomma tu sei una donna contenta, però, sei una donna soddisfatta e sei una donna, sì, compiuta, risolta, no? Cosa ti aspetti dal futuro? Tanto, anche perché io credo
di essere una persona che impara. Che impara da quello che le accade ogni giorno, che impara dagli errori. Io mi sento, ho un atteggiamento ogni mattina un po' incosciente, però è la mia salvezza, che è un po' sempre, se vuoi, un po' infantile. Qual è l'errore più clamoroso? Che ho fatto. Che hai fatto. Ma io mi riferisco anche al comportamento, questa volta. No. Trovo di avere avuto errori. Sono cambiata, sono maturata, sono molto più paziente. Prima eri un tumulto? Sì. Quindi anche le tue scelte erano frutto anche di immediatezza, no? Sì, di istinto puro? Sì. Ero vagamente aggressiva. In che senso aggressiva? Anche nei modi, molto tranchant. Adesso sono decisamente... Ma hai mai litigato con qualcuno nel periodo aggressivo? No, io mi ricordo un primo fidanzato che mi disse una cosa divertente, perché io non me ne ero resa conto. Dopo un po' che stavamo insieme mi disse: Gaia, va tutto bene, però potresti smetterla di picchiarmi in continuazione. Ma perché lo picchiavi veramente? Gli davo gli schiaffi, ma per timidezza o per... Certo. Ogni volta reagivo dandogli uno schiaffo. Io non mi rendevo conto. Non ti rendevi conto. Lui mi disse: smettila di alzarmi le mani, per favore, perché non è da me. Però... Ignazio, secondo me, puoi stare tranquillo, Ignazio è cambiato. No, noi anche come coppia in 17 anni ci siamo evoluti parecchio. Sì. Beh, però Ignazio non mi ha mai picchiato, dai. No, ma dai, già cioè, quando l'ho incontrato già non picchiavo appunto, più da tempo. Meno male, dai, assolutamente. Però avevo dei per esempio, da piccola elementare io ero una bulla. Proprio una bulla? Sì. Sì. Cioè, qual è l'episodio di bullismo no, alle elementari? No, è troppo elementari? Triste. Me lo devi non dire, te lo posso dire, Monica. No, me lo devi dire. Adesso non puoi tirarti indietro. Se no faccio venire l'uomo sconosciuto, E faccio venire uno per tutti, come hai detto tu. Dai. Una cosa seria? Sì, una cosa seria. Stiamo parlando seriamente. Tra l'altro, serio per serio, io poi, siccome questa cosa me la porto nel cuore da tantissimi anni e mi sono anche chiesta come rintracciare i genitori di questa bambina. All'elementare c'era una bimba con i capelli rossi. E io ero chiaramente una bambina arrabbiata e avevo i miei motivi per esserlo. Li hai detti. E l'avevo presa di mira io e il mio gruppo, capeggiato da me in ricreazione, e la torturavo. E facci toccare i capelli, e facci toccare i capelli. Poi certe cose non le ricordo neanche bene, però ricordo bene la montagnetta di erba in ricreazione dove si formavano le squadre. La mia squadra era contro questa bimba che a un certo punto ha smesso di venire a scuola, chiaramente perché non si trovava bene. E poi negli anni 70 non si andava tanto per il sottile, oggi insomma mio marito mi insegna neuropsichiatra, che insomma c'è una grande attenzione. All'epoca no. A me mi hanno bocciata in seconda elementare e non è che si sono fatti tanto problemi. Ma per la condotta ti hanno bocciato? Perché ero in anticipataria, guardavo i cartoni invece di fare... Cosa hai fatto a questa ragazza dei capelli rossi? Un giorno arrivò la preside in classe dicendo che questa bimba era morta. Era molto malata di tumore, era una parrucca quella che aveva. E quindi lì mi sono resa conto di aver reso l'ultimo periodo scolastico di questa bambina un inferno, probabilmente. Non ci sono attenuanti, può darsi che nella mia mente, crescendo, questa cosa si è ingrandita moltissimo, può darsi... Secondo me nella tua mente si è ingrandita moltissimo. Però questa cosa poi negli anni non ti sei mai perdonata? No. Mai? E poi alle elementari era una scuola di suore che hanno fatto una cosa, secondo me, gravissima. Oggi da mamma non bisogna dare potere ai bambini piccoli sugli altri bambini. Quindi loro mandavano noi delle elementari più grandi a sorvegliare i bambini dell'asilo che facevano il riposino dopo pranzo. E lì succedevano cose, Monica, tra noi di 8, 9, 10 anni, quei bambini piccoli. Tu dormi, tu puoi parlare, zitto, chiudi gli occhi, cioè... Però non violenza. No. Violenza. Non era violenza, non era ma violenza. Esiste una violenza psicologica. Certo, e una volta mi fermò una mamma dicendo... Esiste un'azione di controllo, di manipolazione. E mi fermò una mamma dicendo: ma senti, ma mia figlia dice che tu in ricreazione gli dai fastidio. Ma stiamo parlando di 8-9 anni. Io col mio... Se oggi sembro angelica,
a 8 o 9 anni sembravo la Madonna, risposi con un sorriso meraviglioso, io no, non faccio mai. Niente. Invece in ricreazione davamo molto fastidio ai più piccoli. Pensa, è una cosa che non sapevo, che non hai mai detto, è la prima volta che la dici. Sì. È la prima volta che la dici, tra l'altro, in TV. E capisco che ti è cresciuta dentro, nel senso molto. Che si è ingigantita nel tempo. Magari si è connessa ad altre problematiche, no? Ma tu immagina però, oggi succede una cosa del genere in una classe alle elementari? Sono passati tanti anni. Erano anni 70, oggi non arriverebbe certo la preside a dire il nostro compagno fortuna, è morto. Per fortuna. Cioè, certo. La classe verrebbe preparata, certo. anche l'accoglienza di questa bimba. Io voglio augurarmi che il mio senso di colpa con quella pugnalata data dalla preside quel giorno in classe, spero di aver ingigantito nei miei ricordi e di non essere stata così crudele con questa bimba. Di cos'altro ti accusi? Qual è un'altra colpa che ti dai? E no, di altre non ne ho. E ti perdoni? Ti sei perdonata magari? Ecco, questa l'ho detta. Sì. Questa e veramente... no, sì, perché le ho prese molto di più di quanto non le abbia date. Ma proprio assolutamente. Sei una persona splendida. Tu lo sai poi che io ti voglio molto bene, quindi sono di parte.